Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scusatemi innanzitutto per la luce, ma oggi c'è veramente brutto tempo e non so come illuminare il piano. Vi ho detto che presto sistemerò questo problema e quindi niente, un poco di pazienza. Andiamo a vedere subito cosa realizzeremo oggi, perché è un po' lungo, quindi mi devo sbrigare. Questo acchiappasogni. Con queste due fatine, mamma e figlio. Andiamo a vedere cosa ci serve per realizzare l'acchiappasogni. Prima cosa ci servirà la base. La base deve essere tonda e di metallo o di legno. Potete decidere la grandezza. Io utilizzo questi braccialetti in ferro, però questo è un po' troppo grosso. Utilizzo spesso quelli più fini e di questa dimensione, appunto, la dimensione di un braccialetto. Ci servirà del filo elastico nero o di qualunque altro colore vogliate, oppure del cotone elastico, del nastro. Ora potete decidere voi quale e come. Io utilizzo questo finto cuoio che mi piace tantissimo l'effetto negli acchiappasogni e utilizzo questo. Potete trovare queste cose in qualunque merceria. Infine ci serviranno delle piume, delle perline di qualunque tipo, della colla, se la Bostik è meglio perché nei tessuti si attacca molto meglio, e delle forbici. Per quanto riguarda invece la creazione delle due fatine, ci serviranno i soliti attrezzi e la pasta polimerica di vari colori. Per il vestito decidete voi i colori, quelli base saranno il bianco, il trasparente, il nero, il rosso e il color carne. E questo è tutto ragazzi, spero tantissimo che il video vi piaccia e che vi serva qualche cosa. Se provate a farlo mi piacerebbe tantissimo se mi taggaste in tutti i social, qualunque voi vogliate, Facebook, Instagram, qui su YouTube, così da poter vedere il vostro lavoro. Quindi io quello che dovevo dirvi ve l'ho detto e vi lascio il tutorial. Thank you.
Thank you.
Thank you.